Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato, cari fratelli e sorelle, in Italia, e non soltanto in Italia, anche in altri paesi dove voi vivete, italiani, dove per causa anche di cercare lavoro dovevate lasciare, proprio obbligati, paese, per andare e lavorare in altro posto, tante volte con grande nostalgia, da grande proprio desiderio di ritorno, di ritornare in paese della nascita. Ma vi saluto tutti con tutto il cuore. È una sorpresa oggi, in questo sabato 24 novembre 2018. Stiamo piano piano arrivando a concludere anche di questo anno, ma vi saluto dal luogo molto particolare, oggi un po', diciamo, tempo brutto, perché sta piovendo, è freddo. Chi conosce dietro di me? Si vede Castello di Wawel a Cracovia. Allora, da Cracovia vi saluto, dalla mia città natale, dove sono nato anche, qui da questo luogo, pochi chilometri da Arcivescovato, dove per diversi anni vescovo di Cracovia era San Giovanni Paolo II, dove c'è questa famosa finestra che lui si è affacciato sempre incontrando i giovani. Allora vi saluto tutti quanti, ma special modo tutti voi che siete nella nostra famiglia di case di preghiera di San Charbel. Vi ricordo, siamo 355, bel numero, ma certo che il pensiero sempre parte verso voi, che siete anche uniti ogni mese davanti la statua di San Charbel a Gragnano, vicino Pompei. Allora siete tutti adesso abbracciati da parte mia da Cracovia, con tutto l'amore. E veramente anche questi giorni, dopo aver incontrato vescovo mio, ho celebrato già in diverse parrocchie, ma ho visto la gente dopo la celebrazione torna a casa con una gioia, con una forza sempre dentro. Ma per questo vale la pena. Io anche voglio dirvi, la stanchezza, il momento anche di cambio del tempo, certamente ho avuto dall'Italia per arrivare in Polonia difficile viaggio, stava nevicando quando passavo gli Alpi, difficile, ma per quale motivo? Per portare sempre questa parola di Cristo. Prossima settimana, da venerdì prossimo, sabato, domenica, siamo tutte le case di preghiera, ma diciamo quelli che, perché due volte all'anno abbiamo ritiro spirituale a Częstochowa, ma certamente per me una cosa importante è che celebrerò la Santa Messa davanti immagine miracolosa della Madonna di Częstochowa venerdì prossimo, ore 16:45. Vi raccomando, ore 16:45, venerdì prossimo, potete anche essere collegati con me dall'Italia, se qualcuno vuole, perché vi porterò tutti davanti lei, davanti nostra regina Maria Madre. Allora siamo oggi, diciamo, già nella vigilia, direi, di questa grande festa, di grande celebrazione domani, domenica di Cristo Re. Allora, quando noi cominciamo a pensare Gesù è Cristo Re, ci vengono sempre nel nostro orecchio le parole del nostro Signore, quanto Gesù disse: il mio regno non è in questo mondo. E noi sappiamo, se il regno di Gesù sarebbe qui, allora l'uomo resterebbe per sempre, ma non è in questo mondo. Qui possiamo avere un assaggio proprio di questo regno,
cari fratelli e sorelle. Allora possiamo avere qualcosa, ma dobbiamo fare una fatica, fare un sforzo spirituale, fare un cammino per ottenere quel grande dono di regno di Dio. Nella mia casa ci sono tanti posti, dice il Signore. Allora, in questa domenica, domani, quando sarete per la Santa Messa, vi raccomando e vi chiedo con tutto il cuore, quando lo ricevete nel cuore Gesù, restate più in ginocchio, restando in ginocchio come davanti Re, dicendo: Signore, io sono tuo, per sempre, e tu sei l'unico Re nella mia vita. Guardate, dietro di me c'è Castello di Wawel, dove ci sono sepoliti anche tanti re che erano in Polonia, ma il loro regno si è concluso, non esiste più. L'unico regno rimane del nostro Signore. Allora, quanto importante di capire di questo, il regno di Dio, regno del Signore, perché Lui è il Re, l'unico. Cari fratelli e sorelle, quando ci pensiamo del regno del Signore, certamente che siamo invitati tutti, perché Gesù ti ha invitato tutti noi: venite da me, voi affaticati, voi sofferenti, venite da me, perché da me non c'è più, nel mio regno non ci sarà più dolore, non ci sarà più malattia, non ci sarà più la tristezza, non ci sarà più la depressione. Venite da me. Ma certamente ci vuole la fiducia al Signore, la fiducia a Gesù, per ottenere questa grazia. Sto realizzando questa catechesi proprio 2 ore prima di trasmettere in onda. Siamo nell'orario esattamente ore 15. Sto guardando adesso l'orologio, qui a Cracovia, ora di misericordia. È proprio pochi chilometri, forse 2 chilometri da qui, santuario della Divina Misericordia. Allora, le parole: Gesù, confido in te. Quanto è importante, cari fratelli e sorelle, Gesù, confido in te, oggi dire, e questo è perché tu sei il mio Re. Allora Gesù vuole questa nostra fiducia giorno per giorno di più, anche nel momento della prova, nel momento quando ci sentiamo veramente molto molto provati. Ogni giorno, non vi nascondo, ricevo le chiamate, la gente che soffre, la gente che ha bisogno dell'aiuto, ma loro chiamano quanta fede, mi dicono: Padre, io vado avanti, ma ti chiedo solo la benedizione, chiedo la benedizione di Gesù. Guardate, una cosa molto forte, ogni volta quando noi festeggiamo, diciamo questa domenica Cristo Re, che è l'ultima domenica prima di iniziare Avvento, noi dobbiamo farsi la domanda sulla nostra fede. Qual è la mia fede? Dove sto camminando? Sono veramente Cristo? Ma tante volte sembra che siamo allegati con tutta forza su questo mondo e non pensiamo a niente altro. Qualcuno sta pensando: io forse sono Re, perché ho la mia ditta, sono uomo di commercio, di business, ho i miei dipendenti e posso qualcuno mandare via o prendere l'altro, e io ho qualche ruolo importante, sono presidente, sono comandante, chissà, sono anche parroco, qualche parroco potrebbe pensare: io sono Re del mio territorio. Ma nessuno ha questi poteri eterni, questo tempo, solo il Signore, perché tutto quello si conclude. E veramente siamo in questo mese ancora che il nostro ricordo è di tutti i nostri cari defunti. Quanto è importante, cari defunti, e preghiamo per loro. Io sono molto contento, cari fratelli,
le sorelle che non, in Polonia non hanno ancora, diciamo, fatto quell'abuso del tempo, perché vediamo in certe città già sono accese, diciamo, illuminazioni nelle città, gli alberi di Natale. A Cracovia no, a Cracovia ancora le vie sono come vedete, perché loro, anche nella piazza centrale, ancora no, stanno aspettando nel momento giusto. Non, perché noi vogliamo subito la bellezza, luce, illuminazioni, la gioia che ci porta quello che è esterno, ma noi vogliamo qualcosa, dobbiamo lavorare per avere la gioia interna, perché quando dopo la festa si spegne illuminazione, cosa? Resti nella tristezza? Devi avere quella gioia dentro, e quella gioia che ci dona il Signore. E certamente, cari fratelli e sorelle, oggi anche quando sono stato nella chiesa, quella al centro della piazza di Cracovia, la chiesa Mariana, bellissima, chi è stato a Cracovia si ricorda sempre quella dove c'è quel suono ogni ora che voi vedete all'inizio della nostra catechesi. Certamente da Cracovia, segno di Cracovia, l'ha avuto modo di incontrare sacerdoti, pregare insieme con loro, ma parlare anche sulla fede, su questo che siamo noi chiamati da Cristo Re, tutti per servire Lui. Ma questi ricordi di quelli che ci hanno preceduto, che hanno dato la testimonianza della fede, dobbiamo ricordare di loro nella nostra preghiera, e loro vivono, certamente vivono il regno di Dio, perché hanno tante volte dato testimonianza molto forte. Mi ricordo, cari fratelli e sorelle, quando come sacerdote sono andato, tante volte io dicevo questo, ma voglio ricordare, perché quando in questo giorno noi ci facciamo la domanda per la nostra fede, ricordiamoci, guardiamoci dove c'è questo regno, il regno di Dio, quando siamo, noi tocchiamo quel regno, quando siamo in chiesa partecipando alla Santa Messa. E i miei pensieri vanno sempre in Kazakistan, quando quella donna anziana, dove mancava 70 anni sacerdote, lei mi salutò in modo proprio che non mi scordo mai, fino alla mia vita, quando bacia le scarpe e dice: ti salutiamo Gesù dopo 70 anni. Io non bacio te, mi disse quella donna, ma bacio Gesù, perché sta arrivando nostro Signore Cristo Re. E poi disse quelle frasi: ci mancava cibo, mancava proprio di tutto, la casa, mancava tante cose in Kazakistan, in Russia lontano, ma quando mancava Gesù era ancora più dolore. Per quella fede di questa donna, quando stava piangendo, ma avevamo la speranza, l'avvento, 70 anni aspettare prete, la speranza nel cuore, per quello dobbiamo avere la speranza. E vedi, Gesù mi ha mandato là, e Gesù mi ha mandato per te, perché ci voleva portarti questa speranza. Gesù, io ho detto l'ultima volta, essendo nella parrocchia, nelle celebrazioni, voi sapete perché sono venuto nella vostra parrocchia? Perché ho fatto questo viaggio? Perché io ho fatto questa fatica? Lo sai perché? E te lo dico a te che stai guardando questo messaggio, quella catechesi. Lo sai perché? Perché Gesù sempre, ogni giorno, il nostro Re, Gesù disse: tu sei mio e sei mia per sempre. Per sempre, ma devi credere. E così concludo, cari fratelli e sorelle, la nostra catechesi. Sabato prossimo non ci sarà, dovete perdonarmi, perché avremo ritiro spirituale a Częstochowa, ma ci vediamo dopo, altro sabato. Certamente vi raccomando,
la preghiera unita nella preghiera con me, e io vi unisco, sarò unito con tutti che parteciperanno al ritiro a Częstochowa, con tutti voi, ma certamente soprattutto, come vi dicevo, durante la Santa Messa venerdì prossimo 16:45 davanti immagine della Madonna di Częstochowa, che vi ricorderò tutti portando vostre intenzioni, ma certamente ringrazio anche di quelli che in qualche modo si sentono proprio nella coscienza, che mandano qualche offerta sostenendo questa missione mia, perché non c'è da nessun modo l'aiuto che funziona Charbel TV, questo portale che vi sempre invito veramente, perché il nostro contatto molto vicino, io vi porto sempre voi benefattori nel mio cuore, nella celebrazione, e fra poco celebrerò la Santa Messa, e anche affidando a voi tutti quanti che mi siete vicini e aiutate per questa missione. Allora, cari fratelli e sorelle, vi chiedo anche domani, domenica, ho chiesto anche a tutti quanti nella famiglia di San Charbel in Polonia, anche voi in altri paesi, vi chiedo domani alle 15, nell'ora della Divina Misericordia, questo messaggio da qui, facciamo omaggio a Gesù ancora di più, accenderemo le nostre lampade davanti immagine di Charbel, che lui ci accompagna verso il regno del Signore. Accendiamo le lampade dicendo la coroncina in ginocchio, vi raccomando, in ginocchio, in questa diciamo forma, in ginocchio, anche se qualche volta pesante, perché è difficile stare in ginocchio, perché domani vogliamo onorare Cristo Re. Così concludo. Allora vi saluto veramente da Cracovia ancora una volta. Penso che è smesso già piovere, allora vedete, dopo la pioggia sempre si migliora tempo, può darsi che anche viene il sole. Dopo difficile momento, ricordatevi, sempre arriva il sole, arriverà quando avete fede, e Gesù questo vuole da noi. Ancora una volta vi ringrazio e vi saluto da Cracovia. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.